Bella. Fatto prima devi darti completamente in pubblico, vorrei fare lo spam, seguite Don Vito TV, ecco. Una cosa di culturismo, cioè se siete cose a petto nudo, sì donna santa Balotelli conferma. Domanda semi seria, allora ho visto la tua recensione di Oppenheimer, sì. Sono morti una fracca del giapponese. Non volevo parlare di cinema, teste di cazzo. Giusto. Allora c'è un momento sulla fine in cui dici che è successo. No, in cui dici che diciamo alle volte trovi difficile fare alcune recensioni e che sì, nell'ultimo periodo stai avendo un po' la cosiddetta sindrome dell'impostore. Ce l'ho da sempre. Dici di più. Allora, io ho dei momenti in cui non capisco perché la gente mi segue. Cioè, nel senso, ho sempre avuto autostima bassa, ok? Quindi mi è sempre... Cioè, quando la gente fa ti stimo un sacco, io dico, io non mi stimerei se fossi esterno. Quindi, quando ho dovuto fare la recensione di Oppenheimer, siccome era molto attesa, il film era anche complesso, io ci ho messo 2 settimane dopo averlo visto in anteprima perché avevo sinceramente paura. E io dico, già non penso di aver avuto il tocco, se poi lo perdo per quelli che pensano che ce l'avessi, quindi capito, c'ho questa sindrome fortissima dell'impostore. È un pregno, Victor, tranquillo. Grazie. Ma c'è una cosa che ti capita ciclicamente? Ci sono, no, ce l'ho sempre. Ci sono delle cause scatenanti, che ne so, dei commenti, qualcosa. No, 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 sì, commenti anche, per l'amor di Dio, però io cerco sempre di ignorarli, perché alla fine gli hater bisogna ignorarli, secondo me. È proprio una questione che io vedo altri che parlano di cima e penso, ma questi ne capiscono 100 volte me. Grazie. E magari. No, dai. Io ti voglio bene, però. Hai ragione. Parla di culturismo. Stimolantissimo. Parla di culturismo. No, scherzo. Ma c'è Don Vito, c'è Don Vito adesso. No, è vero. Manco più quello. Assolutamente. 120 di panca piana, grande. Comunque, non scontate Don Vito e culturismo. Sì, pure a me. Ce l'hai fatto intanto. No, hai ragione, però il discorso è che dico, quello che io penso sempre, alla fine sono così seguito perché sono stato il primo. Cioè, se non fossi stato il primo, magari non mi avrebbero seguito. Anche se lo merito, no? Hai ragione, è più culo che merito, secondo me. Intuito, sì, intuito, è vero. Comunque te sei pure molto costante, tu sei una persona che sta molto sul pezzo, sì. Comunque ha delle conoscenze che hanno colpito le persone. Sì, io ho anche studiato, ma però non mi sono mai laureato. Ci stanno una lista di 4 figli Come vai, Victor? Bene. Domanda alle come va? Maria. Cosa ne pensi, Victor? Il primo non si scorda mai. Grazie. Hai capito? Quindi vedi. Sono molto molto onorato, grazie. No, beh, pure l'affetto comunque. Sì, 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 poi questa è una cosa che non c'entra direttamente col tuo lavoro, però abbiamo visto un po' tutti, no? Cioè, noi alla fine, negli ultimi 5-6 mesi, abbiamo avuto modo di conoscerti un po' di più. Sì, è una cosa che mi fa molto piacere. Io ho anche questo problema qua, io non mi avvicino mai troppo alle persone perché ho sempre paura di rompere il cazzo, capito? Quindi sto sempre nel mio. No, però una cosa condivisa pure parlando con loro è che, cioè, ci hai fatto subito un'ottima impressione, però ti sei dimostrato proprio quella che si dice una brava persona. Cioè, in questa vita non è raro, Ci si prova. No, vabbè, una persona retta, dai, a parte poi gli stili. Si prova, si prova. E quindi, niente, facciamo un grande applauso. È diventata una sessione.
serata anche per diverse ore. Potrebbero essere smentite dal post serata, quindi attenzione. Può essere, se sono mattina di G7 di Dave, attenzione a Victor. Pugnalo alle spalle. Esatto, esatto. Grazie Victor.